Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Dolce cuore del mio Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Bentrovati, cari fratelli e sorelle, siamo giunti a questa solennità molto importante nel corso dell'anno liturgico, la solennità del Santissimo Corpo e Sangue del Signore. E in questo giorno, anche qui a Curinga, è una grande festa, come lo è stata sempre nel passato, anche con una processione molto solenne, una processione che durava anche un'ora e mezza, e poi tutti i parrocchiani si prodigavano anche ad addobbare i balconi, a fare anche l'infiorata con diversi segni liturgici, mentre il sacerdote passava con il Santissimo Sacramento per le strade. Tutto questo oggi, ecco, non lo possiamo fare perché non ci è permesso per le restrizioni del Covid fare questa solenne processione, però anche noi oggi pregheremo in chiesa e pregheremo in modo solenne in chiesa. Infatti ci sarà tra mezz'ora la Santa Messa, prima Santa Messa, poi alle 11 e poi questa sera alle 19. E invece della processione faremo un'ora di adorazione, prima della Santa Messa delle 7 e poi anche dopo la Santa Messa esporremo ancora il Santissimo Sacramento e continueremo a fare l'adorazione, poi alla fine ci sarà anche una solenne benedizione a tutti i partecipanti alla Santa Messa e poi uscirò fuori anche dalla chiesa e benedirò tutto il paese, tutta la parrocchia con Santissimo Corpo del Signore, con l'ostia santa. E con l'ostia santa, vedete che noi adoriamo nel Santissimo Sacramento, c'è Gesù vivo. Cosa significa che c'è Gesù vivo nel Santissimo Sacramento? Significa che nel Santissimo Sacramento c'è la vita di Gesù, c'è tutto Gesù nella pienezza, del suo corpo, del suo sangue, della sua anima e della sua divinità. Quindi possiamo dire che c'è la vita, tutta la vita del Signore. E quindi ci rapportiamo con la vita di Gesù, con la persona di Gesù, quando adoriamo il Santissimo Sacramento. E mentre adoriamo il Santissimo Sacramento, avviene la nostra conversione, perché sentiamo l'amore che ci viene da Gesù, sentiamo la pace, la gioia che ci viene dal Santissimo Sacramento e quindi si opera una trasformazione dentro di noi, una cristificazione, un cambiamento. La nostra vita diventa attratta sempre di più da Gesù. Il nostro cuore, mentre adoriamo il Santissimo Sacramento, viene rapito dalla presenza reale di Gesù. E noi potremmo stare anche ad adorare il Santissimo Sacramento anche per ore. Ci sono anche parrocchie in cui fanno, pensate, anche l'adorazione perpetua, giorno e notte, del Santissimo Sacramento. E sentono una grande gioia tutti coloro che adorano il Santissimo Sacramento, ecco, anche di notte, perché trasmette una pace meravigliosa nell'anima. Poi bisogna dire ancora che il Santissimo Sacramento quindi non è come una realtà statica. Noi vediamo il Santissimo Sacramento che è Gesù, ma è qualcosa di dinamico, cioè è un dinamismo, cioè quando adoriamo il Santissimo Sacramento entriamo in una dimensione di cammino spirituale. C'è un dinamismo, c'è un movimento d'amore di Gesù verso di noi e anche una risposta della nostra anima che lo vuole adorare. Possiamo dire che quando adoriamo il Santissimo Sacramento, noi camminiamo verso Gesù, camminiamo verso Dio. Anche se stiamo fermi lì a contemplarlo, anche senza dire nulla, ecco, la nostra anima già gioisce. Ricordatevi quelle parole che diceva il santo curato d'Ars,
Io sto lì e guardo Gesù e lui guarda me. Io guardo lui e lui guarda me. In questo guardarsi reciprocamente, c'è una progressione spirituale notevole. I santi hanno avuto questa esperienza. E anche noi possiamo avere questa esperienza spirituale dell'adorazione del Santissimo Sacramento che è presente in tutti i tabernacoli. Poi questo giorno del Corpus Domini ci fa riflettere anche sulla Santa Messa, l'istituzione anche della Santa Messa, quindi l'ultima cena, ci fa pensare anche all'importanza dei sacerdoti, i sacerdoti che consacrano il pane e il vino che diventa durante la messa il corpo e il sangue di Cristo. Quindi l'importanza della Santa Messa e l'importanza dei sacerdoti nella vita della Chiesa. Senza Santa Messa non possiamo vivere, quindi senza sacerdoti non possiamo vivere. Oggi dobbiamo pregare anche molto, molto perché anche tante persone, anche tanti giovani, possano comprendere con la bellezza della messa ed entrare in questa, possiamo dire, avventura spirituale di donazione totale a Dio attraverso il sacerdozio. Quindi ecco, in questo giorno del Corpus Domini diventa anche un giorno di grande ringraziamento perché il Signore ci ha dato appunto i sacerdoti e ci ha dato la Santa Messa. Quando facciamo la comunione, noi ci uniamo profondamente a Gesù. Se tutti facessero la comunione, certo, in grazia di Dio, quindi ci sarebbe una vicinanza con Gesù, una vicinanza con la vita di Gesù, e questa unione con Gesù farebbe anche di tutti noi una cosa sola, no? Come dice anche San Paolo, un sol corpo, un sol spirito, una sola fede, no? E questo, vedete, è molto importante. Se tutti facessero veramente la comunione, col cuore, si creerebbe anche un'amicizia spirituale forte anche tra tutti noi, che sarebbe addirittura forse anche più forte, anche degli stessi legami familiari, perché quando due persone sono unite profondamente a Gesù, tra loro si crea anche automaticamente un'amicizia, la gioia di stare insieme, la gioia di trasmettere tutte le cose riguardanti la fede. Un po', vedete, questo giorno del Corpus Domini ci fa capire che ci dobbiamo riempire tutti di Gesù Cristo. E quindi che significa? Significa che dobbiamo diventare cristiani, quindi uomini, possiamo dire così, e donne cristificati, quindi ci trasformiamo in Gesù Cristo che poi, trasformandoci in Lui, noi portiamo dei benefici anche a tutto il mondo perché mettiamo in pratica il precetto, il grande comandamento che Gesù ci ha donato: amatevi come io vi ho amato. Quindi il cristiano immette amore nel mondo. Il cristiano vuole trasformare il mondo perché vuole portare nel mondo l'amore di Cristo. Una cosa devo dire molto importante, è un pensiero anche mariano, anche in questo giorno. Ecco là, quando ci fu l'apparizione, ecco, dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria, poi la Madonna disse alla fine: eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me secondo la tua parola. Un po' queste parole della Vergine Maria dovrebbero essere anche le nostre parole quando riceviamo la Santa Comunione, cioè ricevendo la comunione noi dovremmo dire a Gesù: Gesù, sei venuto dentro di me, trasformami, si compie in me tutto ciò che tu hai detto. E quindi la comunione che noi riceviamo, diventa come anche una donazione nostra a Gesù, perché nella comunione è Gesù che si dona a noi, ma siamo anche noi che ci doniamo a Gesù. Quindi ogni volta che facciamo la comunione sarebbe bello, ecco, ritornare poi al posto, dove siamo, ecco, nella messa, e poi,
e poi dire: si compia in me la tua parola, Signore, che la mia vita sia piena della tua vita. E poi anche un pensiero mariano, anche lo facciamo oggi, ricordandoci la prima processione, tra virgolette, eucaristica che è avvenuta e che è presente nel Vangelo, cioè la Madonna, che era piena di Gesù, portava nel grembo Gesù, andò a trovare Elisabetta, e quindi ecco la Madonna che porta Gesù, va da Elisabetta, e appena poi Elisabetta sente il saluto della Madonna, il bimbo comincia a sussultare nel suo grembo, la gioia di portare Gesù. Gesù è la nostra gioia e la Madonna ci ha fatto questo grande dono che è Gesù. Quindi possiamo dire anche che la Madonna, certo, è madre di Gesù, madre di Dio, però anche madre dell'Eucaristia, perché la Madonna che ci dona l'Eucaristia, perché ci ha dato Gesù Cristo, e poi anche la Madonna che ci guida ad adorare Gesù nel Santissimo Sacramento. Infatti la Madonna ci prende per mano e ci porta tutti da Gesù per trasformarci in Gesù, per essere veri cristiani, per essere figli di Dio. Benissimo, al termine di questo piccolo pensiero mattutino, domenicale, diciamo un'Ave Maria, poi entriamo nella Chiesa Matrice e poi vi do una benedizione. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, stiamo entrando nella Chiesa Matrice, la Chiesa Matrice che è tanto cara a tutti i curinghesi, è una chiesa molto grande, poi rifatta dopo il terremoto del 1783, terminata nel 1796, e possiamo dire che questa chiesa è punto di riferimento per tutti noi che siamo qui di Curinga. Ecco, ci sono alcune persone che sono già arrivate per la celebrazione della messa. Adesso noi diremo anche un rosario alle 8, ecco, sono le 8, pregheremo insieme il Santo Rosario, e poi dopo ci sarà la celebrazione della Santa Messa. Ecco, al termine di questa piccola diretta vi faccio una benedizione, rivolgo la telecamera al Sacro Cuore di Gesù. Dolce cuore del mio Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Sia lodato e ringraziato ogni momento, Santissimo e Divinissimo Sacramento. Per intercessione della Vergine Maria, ci benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Buona e santa domenica a tutti.